Metto in luce, vabbè. Buonasera, sono felice di stare qui a Patù. Qualcuno ha definito un borgo vicino all'Euca. Io dico invece un paese straordinario, romantico, dolcissimo, e stasera siamo in questa atmosfera, in questo palazzo di gusto neoclassico, e il padrone di questa casa è Liborio Romano, che ci ospita qui dentro. Buonasera Liborio! E buonasera a tutti voi. Abbiamo voluto iniziare con un ballo figurativo. Noi inizieremo da stasera e per tutta l'estate una rassegna culturale. E dobbiamo aprire quella porta, l'apriremo in modo costante, con tanti scrittori, con tanti poeti, con tanti fotografi, pittori. Sarà la festa dell'arte e tutto si svilupperà in questo palazzo. Se non piove qui all'esterno, se piove troveremo da organizzarci. Adesso un attimo di... Prego. Di emozione, perché il ballo, la musica, creano l'atmosfera.
Grazie Marika. Grazie a Marika, alla scuola Le Ali di Iside, direttrice Miriam Proficco. Grazie per esserti disposta volontariamente, anzi per aver suggerito strada facendo cosa sarebbe successo a tutti noi con questa scena. E ti assicuro che brividi di emozione l'abbiamo avuti tutti. Il portone è aperto perché vogliamo intrecciare non solo la nostra narrativa, ma vogliamo intrecciare il nostro pensiero. La locandina parla chiaro, letture, canto, riflessioni, dobbiamo trovarci tutti insieme. Lo vuole fermamente, l'ha voluto fermamente questa amministrazione comunale, e qui c'è rappresentata dal sindaco Denuccio, Francesco Denuccio, che io ho avuto occasione di conoscere per un paio di volte, non ho parlato, e credetemi, la spianata. Noi ci impegneremo, ma non siamo soltanto noi, ci sarete tutti voi, e vi devo dire sinceramente, ve lo dico proprio a cuore aperto, che Patù ha tante risorse, Patù ha tante associazioni pronte a collaborare. Non posso dimenticare il pomeriggio passato oggi qui dentro, mentre la prologo mi dava una mano nell'allestire. Queste sono piccole osservazioni, però fanno capire la profondità di quello che si vuole di un paese, che cosa si vuole. Beh, Enzo, Michele e poi tutti gli altri che man mano ho conosciuto in questi giorni mi hanno dato una mano anche ad allestire, a decorare questo palazzo. E poi c'è stato anche la provvidenza, è una serata bellissima, non fa né freddo né caldo, né lo scirocco che di solito rovina tutti i canti e i suoni, quindi staremo bene. Cosa abbiamo voluto fare per iniziare questa rassegna culturale? L'abbiamo iniziata facendo festa, facendo in modo che la gente venga accolta, che senta dentro di sé il battito della poesia, della scrittura, della musica, della recitazione. Abbiamo fatto in modo che tutto succeda stasera. Poi nelle prossime presentazioni e eventi ci saranno scrittori, registi, musicisti, ma soprattutto ci sarete voi. Voi siete la forza di un paese, la forza che sostiene un'amministrazione. Dateci una mano, staremo insieme e staremo bene. Abbiamo intitolato questa rassegna culturale La Luna dei Borboni, ricordando un altro grande, Vittorio Codini, e recita in questo modo: La Luna dei Borboni, col suo viso, tornerà sulle case di tufo, sui balconi, e noi, veti fantasmi, discorreremo dell'unità d'Italia, quell'unità d'Italia che noi sentiamo vera dentro di noi, nonostante i periodi. Questo è un periodo che dico sempre, ci vuole, come dice Papa Francesco, la tenerezza, ma ci vuole tanto coraggio. E coraggio anche di iniziare una cosa, convinti che porterà bene a tutti noi. Ora mi sembra opportuno, giusto, sentire la voce del vostro sindaco, che vi saluterà e vi coinvolgerà in questo percorso. Prego, sindaco. Grazie, buonasera a tutti quanti voi. Io, nella veste di primo cittadino, mi sento onorato e orgoglioso, perché discutendo con l'amico, il professor D'Antigo, dicevamo che oggi inizia un percorso, il nostro contenitore culturale si apre. Se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto. E quindi virtualmente la signorina che ha parlato prima ha aperto le porte alla cultura, all'incontro, ai momenti da condividere con tutti coloro i quali sono interessati. E quindi dicevo, col professore, discutendo del più e del meno, dice, sarebbe auspicabile creare un lungo palinsesto, professore,
della durata di 2-3 anni, in modo tale che le persone si possano avvicinare. Per questo motivo io ringrazio tutti quanti voi, gli amici che non sono della Tuna, dei paesi limitrofi. Ringrazio l'amico Marco, che ogni anno, un caloroso applauso veramente a Marco Romano, perché ogni anno ci delizia del suo sapere. E quest'anno ho avuto modo di conoscere anche Matteo. Matteo, l'amico, il semiologo, il poeta che non più tardi, fra non molto, declinerà le sue poesie. E quindi uomini e donne di questa terra, del capo di Roma. E poi naturalmente devo ringraziare le nostre donne. Lo dico le nostre donne perché sono parte integrante di questa comunità. La Luigina Paradiso, il nostro all'assessore alla cultura, perché purtroppo questa sera non è presente, perché domani vi sarà la Santa Comunione per la propria vita. E soprattutto dico grazie di cuore alla dottoressa Randelli, perché 15 giorni fa noi brancolavamo nel buio. Allora è venuta pomeriggio, sindaco, organizziamo, apriamo le porte del Palazzo Limpolio Romano. Ben venga, quindi grazie dottoressa Martelli, grazie Luigina e grazie soprattutto all'assessore Maneo e all'amministrazione comunale che ha fermamente voluto questa manifestazione. Mi corre l'obbligo di ricordare, e chiudo, che il 17 luglio vi sarà una giornata indimenticabile. Indimenticabile soprattutto per colui il quale ha da 24-25 anni, un attento cultore e studioso della figura di Limpolio Romano. E questo corrisponde al nome di Giovanni Spano. Grazie Giovanni, perché il 17 di luglio noi presenteremo il busto che con tanto amore e con tanta passione ha coinvolto la comunità di Patù affinché si potesse realizzare questo busto, e quindi vi invito per il giorno 17 luglio a presenziare, tra virgolette, e a fare festa unendo, come diceva la cugina Sergio, poesia, storia, cultura, musica, danza e ballo. E quindi grazie Giovanni. Fatti pensare che io, in tutta onestà, lo devo ammettere candidamente, io mi sono avvicinato alla figura di Limpolio Romano grazie a Giovanni Spano. E vi dico il motivo per il quale, che mi ha colpito non lontano di un ventennio, perché siamo colleghi con Giovanni, mi fa leggere, dice: tieni Francesco, leggiti questo mensile. Ed è un mensile delle due Sicilie, dove è paradossale ma vero, e mi riallaccio a ciò che Giovanni Spano ha scritto: illustre salentino per pochi, sconosciuto per altri. Io invece Giovanni dico che Limpolio Romano dai Borboni del regno delle due Sicilie, e quindi aprendo, dottoressa, ti prego di credermi, aprendo quel mensile, le prime parole riferite a Limpolio Romano, quel tristo e losco figuro, professore, quel tristo, il che mi ha incuriosito, e sono andato avanti nel tempo a rileggerlo. Il professore giustamente dice: sindaco, questa sera vi farò una piccola provocazione, quella appunto delle lettere, della lettera scritta a Camillo Benso, conte di Cavour, all'indomani della sua elezione in sei, attenzione, bisogna specificare, eletto in sei circoscrizioni del meridione. O sbaglio, Giovanni? Ho 8 addirittura. Quindi qui trasmetteva in maniera garbata le 10 piaghe del sud, e rileggendole sono quanto mai attuabili. E rileggendo quella lettera delle 10 piaghe del sud, giustamente mi faceva notare il professore diceva: sarebbe auspicabile, sindaco, che lei le mettesse in rete, che ne parlaste insieme alla scuola, agli istituti scolastici, per far capire quanto quell'uomo che è stato Don Limpolio Romano. E quindi benvenuti a tutti quanti voi,
nella casa di Liborio Romano. Questo è il nostro scricchiolo, il nostro contenitore culturale. Qua ci sono le nostre radici contadine, per le quali noi ne andiamo orgogliosi. E quindi buona serata, buon divertimento, ma come diceva la Luigina Sergio, sarete invitati. Paradiso, scusami Luigina, detto bene, ci siamo visti due volte. Quindi, dico questo, sa perché Luigina, professore mi faceva notare, cioè, tra romano, paradiso, greco e d'antico, tu sei fuori dal coro, denuncio. E quindi in questo contesto. E allora quindi buon divertimento a tutti quanti voi, buona serata e grazie di cuore. Buon divertimento. Infatti corre l'obbligo da parte mia di sottolineare la volontà delle associazioni di cooperare, di darmi una mano in questa rassegna. E soprattutto io ho avuto modo anche di parlare con lo studioso, l'appassionato di Liborio Romano, Giovanni Spano. E davvero è una persona che ha in animo, è difficile trovare persone che hanno in animo la ricerca. Mi sottolineava quante volte lui nel percorso di questi anni si è adoperato affinché Liborio Romano non rimanesse una figura ferma ma in movimento. Grazie anche da parte mia, Giovanni. Ora un attimino di storia, la storia della libertà, vero? E ne parliamo con un illustre professore, un ricercatore storico, Aldo D'Antico, che mi è stato presentato. Anche con lui ho avuto degli incontri telefonici, ma ci vuole poco quando due persone hanno gli stessi interessi ad entrare in sintonia. È uno storico meridionalista, lui mi diceva: se tu sei responsabile di una biblioteca ti donerò dei libri, perché ha una biblioteca sua personale dedicata e intitolata Ennio Bonea, mio professore universitario, me l'ha detto l'altro giorno, di 30.000 volumi più 4.000 testate giornalistiche, cioè il sapere condensato non solo nei libri ma nel suo modo di parlare. Lui fa innamorare della sua materia, della storia, perché non è una storia accademica, è la storia di una persona che si rivolge a tutti con la passione del ricercatore, e quella distingue chi ama la storia. A voi, Aldo D'Antico. Grazie, buonasera. Dopo queste belle violinate, adesso vediamo di entrare nel merito. Di norma, quando parlo, sette ore e mezza mi bastano per esaurire il problema, però mi hanno obbligato a non superare i 15 minuti. Questo che, perché vi dico questo? Perché le cose che dirò questa sera le dirò come scenario, come prospettiva, come prospettiva di problemi. Quindi non considerate quello che dico esaustivo, ma semplicemente provocatorio. Perché ritengo che sulle cose che diremo poi bisognerebbe tornare per approfondire alcuni problemi. Però prima di iniziare il discorso sulla storia e bla bla bla, mi corre l'obbligo di fare due sottolineature. La prima di carattere scientifico, di carattere epistemologico. Dobbiamo avere il coraggio una volta per tutte di distinguere tra la storia e la storiografia. Questa distinzione che nasce fin dalla fine dell'Ottocento, poi portata avanti da Bertrand Russell e da tutti gli studiosi, ma soprattutto dall'Les Annales, la rivista Les Annales, la rivista pubblicata a Parigi, in Francia, in Italia questo discorso parte dal 1970. Vi un esempio breve breve. Che cosa è la storia? La storia è il racconto interpretato dagli storici. Mi seguite? Cioè, che fa lo storico? Prende un avvenimento, un personaggio, un fatto e lo racconta, lo interpreta. Vi faccio un esempio, il mio nome è Aldo,
Un giorno un giornalista scrive: Aldo ha rubato una mela perché aveva fame. Un altro giornalista scrive: Aldo ha rubato una mela perché è un ladro. Se voi leggeste questi due articoli avreste di me un'idea completamente diversa, perché il giornalista che scrive l'articolo interpreta il mio atteggiamento. E invece la storiografia che cos'è? È l'elencazione di fatti, avvenimenti, date, personaggi sui quali non si può discutere. Mi seguite? Ora, questo è fondamentale ed importante rispetto a tutti i discorsi che si possono fare, e non soltanto di carattere storico, ma anche letterario. Vi faccio un esempio: noi a scuola abbiamo tutti studiato che Alessandro Manzoni è il più grande scrittore italiano. Poi, ai miei tempi, quando andavo a scuola, Giovanni Verga me lo proponevano come un minore. Beh, io personalmente ritengo invece che Giovanni Verga sia molto, ma molto più grande di Manzoni. Questo per dirvi come bisogna lavorare in questa cosa. La seconda considerazione che faccio è che tutta la mia vita l'ho dedicata alla rivalutazione del Mezzogiorno. Questo territorio è stato un territorio defraudato, depredato, colonizzato, conquistato, trascurato. E all'interno del Mezzogiorno, ovviamente, la sua storia, che è secolare e straordinaria, è l'elenco di personaggi incredibili che non sono molto spesso neanche nominati sui libri di storia. E veniamo a noi. Non parlerò di Liborio Romano, dirò due o tre cose, non di più, per il discorso che vi facevo prima. Però quello che io ritengo importante è inquadrare i personaggi negli scenari storici. Siamo nel 1860, la liberazione dell'unità d'Italia, anzi la liberazione dell'Italia. Poi qualcuno mi deve dire da che cosa doveva essere liberata. Giuseppe Garibaldi parte da Quarto, notate le sottigliezze sui miei libri di storia. Parte da Quarto, uno scoglio vicino Genova, con 1000 personaggi, si ferma a Talamone, in Toscana, prende, ruba 2 piroscafi e sbarca a Marsala. Domanda: ma voi ve li immaginate uno scoglio sul quale ci possono essere 1000 persone? Una barzelletta questa, non è storia. È leggenda, perché di fatto Garibaldi stava in una villa vicino a Quarto, prestata da un amico grazie all'intervento di Cavour. E quando sbarca a Talamone, perché sbarca? Perché ha bisogno di che cosa? Di armi. E chi le fornisce? Il mercato nero. E perché sbarca a Marsala e non a Palermo? Perché a Marsala ci sono le corvette inglesi che difendono lo sbarco di Garibaldi. E non è mica vero che i piroscafi vengono rubati da Garibaldi. Ma voi ve lo immaginate, 2 piroscafi che ospitano 1000 persone? Ma ve la ricordate quella nave ancorata nel porto di Bari 10-12 anni fa, che conteneva, che riportava 350 albanesi quando ne poteva contenere 200? 1000 persone viaggiano su 2 piroscafi. Che cosa abbiamo scoperto? Lorenzo Del Boca, un grande giornalista, peraltro un piemontese, facendo una ricerca, che cosa scopre a Modena? Scopre un contratto notarile nel quale Camillo Benso, conte di Cavour, e Vittorio Emanuele II siglano un accordo con il titolare delle navi commerciali del Regno di Sardegna. E che diceva questo accordo? Che lui avrebbe chiuso gli occhi, Rubattino è il nome del commerciale, che lui avrebbe chiuso gli occhi rispetto a Garibaldi, che prendeva 2 navi, però voleva la titolarità del commercio nel regno delle 2 Sicilie quando questo sarebbe stato conquistato, cosa che avvenne. Perché vi narro questa cosa? Per dire quanto è differente la storia dalla storiografia. Ora, noi abbiamo studiato il Risorgimento come un grande, e lo è, per carità di Dio, un grande fenomeno, un grande momento
che riorganizza complessivamente l'Italia. E questo è vero. Quello però che non mi va giù è il modo con cui si è verificato il risorgimento. Non è mica vero che hanno liberato il regno delle due Sicilie. Da chi dovevano liberarlo? Dai Borbone, che stavano su quel trono dal 1730, sul più antico regno d'Europa? Il regno del sud nasce con i Normanni nel 1100 d.C., il più grande e famoso regno d'Europa. Da chi dovevano liberarlo? Cioè, dai Borbone, perché erano re. E perché? In Sardegna che cosa c'era? La Repubblica? In Francia che cosa c'era? Re, i regni. Il problema è un altro. E qui poi colleghiamo questo discorso anche al Liborio Romano. Questo è un momento storico straordinario. Siamo nel 1860. Vi do uno scenario di carattere mondiale. È il momento nel quale gli Yankee, i bianchi, conquistano l'ovest dell'America distruggendo intere tribù di pelle rossa, tutta l'epopea del West. Contemporaneamente in India vengono massacrati migliaia di sepoys da parte degli inglesi. In questo preciso momento partono decine di navi dall'Africa e nasce lo schiavismo, perché commerciano schiavi. Questo è un momento, è il momento nel quale si inserisce anche il risorgimento italiano. Il regno di Sardegna è un piccolo regno, bloccato, strozzato fra le grandi potenze del nord, Inghilterra, Francia, Germania, Austria, e tutto il Mar Mediterraneo. Che cosa fare per poter uscire dall'inghippo? Fanno le guerre di indipendenza. Dopo la seconda guerra di indipendenza, Camillo Benso, conte di Cavour, e Vittorio Emanuele II, il re galantuomo, poi qualche battuta la diremo su questa cosa, no? Vanno al Banco di Genova per chiedere soldi, perché la seconda guerra di indipendenza aveva messo sul lastrico il regno. Risposta del direttore generale del Banco di Genova: non possiamo darvi niente perché il regno di Sardegna non è solvente. Aveva debiti col Banco di Genova il regno di Sardegna che non riusciva a saldare. Domanda di Cavour: e dove andiamo a prendere tutti questi soldi? Risposta del direttore generale: dove ci stanno? E dove ci stanno? A Napoli. E scendono nel sud. Per farla breve, vi prego, questo discorso andrebbe approfondito. I piemontesi che fanno? Conquistano il sud, lo colonizzano, lo depredano, e lo diciamo storiograficamente, con i documenti fatti alla mano, e ve li posso elencare uno per uno in altre occasioni. Ve ne dico due e tre, soltanto due e tre. A Pietralza, in Campania, c'era la più grande industria metalmeccanica d'Europa, dove si costruivano i materiali per le ferrovie. Il primo tronco ferroviario in Italia è sulla Napoli-Caserta, non ce n'erano altre. Bene, quando arrivano i piemontesi, smontano Pietralza e prendono persino viti e bulloni, se li portano a Genova e fondano l'Anzalto. A San Leucio, San Leucio era una proprietà di Borbone in Campania, e che cosa fanno questi decine di ettari? Impiantano una tesseria, chiamano gli operai ed è la prima forma di cooperativa in Europa. Affidano agli operai il compito di gestire tutto, compresi i guadagni, istituiscono i servizi, le scuole, le chiese, eccetera. Diventa la più grande tesseria d'Europa, dove si tesse, si cuce, eccetera. Arrivano e smontano tutto. Per non andare sempre in Campania, Gallipoli, penso che voi l'avete sentito, Gallipoli, la nostra Gallipoli, aveva 8 consolati, quasi tutti dei regni del Mediterraneo, governava la borsa dell'olio in tutto il Mediterraneo. Ogni mattina sulla piazza di Gallipoli
si stabiliva il prezzo delle stare in olio che valeva da Costantinopoli a Marsiglia. Aveva la più grande tonnara del Mar Mediterraneo. Bene, 1861-62 Gallipoli non ha più niente, perché viene preso tutto. Del resto, volete togliervi una curiosità? Quando comprate scatole di tonno, di gabba, di pasta, andate a leggere la data di nascita di queste aziende, non ne troverete mai nessuna anteriore al 1860-70, mai, perché la grande produzione industriale apparteneva al Mezzogiorno d'Italia, è stata depredata. Ma la cosa non mi scandalizza, per quello che vi dicevo prima, cioè questo avveniva in tutto il mondo, tutti i sud venivano conquistati, è accaduto in America, è accaduto in India, è accaduto in tutto l'Oriente, non è accaduto in Africa, è accaduto anche in Italia. Qual è lo scandalo? Che mentre in America, in India, in Africa si è poi ripensata il racconto storico, si è rivalutato il processo di sviluppo. Vi ricordate i film western, che non sono meno importanti della narrazione storica? Ford ha fatto tanti film, arrivano i nostri, quando arrivavano le giacche azzurre che distruggevano in pelle rossa gli indiani feroci, eccetera eccetera. Poi, da quando uscì il film Soldato Blu, tutti capimmo che invece i poveri pelle rossa erano distrutti. Genocidi sono avvenuti. Perché? Perché l'Occidente dell'America era ricco, per cui dovevano conquistarlo. E questo è il punto. Però gli americani sono riusciti a ripensare a questa cosa e hanno ammesso che era stato un genocidio. E così gli inglesi, e così gli indiani, e così gli africani. Dove non si discute questa cosa? In Italia. In Italia ancora è vietato parlare di queste cose, è vietato moralmente, voglio dire, politicamente, culturalmente. Pensate, ci sono 5 film sulla questione meridionale, sul banditismo, di cui parleremo per 2 minuti, perché se penso che sta tempo è passato, voglio dire, bene, questi film non si trovano più. Alla occupazione piemontese del Mezzogiorno si oppongono migliaia, migliaia e migliaia di meridionali, contadini, artigiani, preti, avvocati, intellettuali. Si oppongono all'occupazione, perché l'occupazione che fa? Abolisce gli usi civici. Vi faccio l'esempio veloce veloce: ogni paese aveva uno spazio demaniale, spazio dello Stato, a disposizione dei cittadini, per cui questi andavano lì, piantavano il prezzemolo, l'albero di fico d'India, eccetera. Arrivano loro, sequestrano tutto e vendono tutti i beni degli ordini religiosi, aboliscono gli usi civici. Che fanno? Istituiscono la leva obbligatoria. I meridionali a 17 anni, i giovani, sono costretti ad andare a fare i militari. Mentre con il Borbone il servizio militare non era obbligatorio, ma era facoltativo. E peraltro i ragazzi che andavano a fare i soldati prendevano anche la pensione, perché dovete sapere che il primo regno in Europa che promulga la pensione nel 1830 è il regno di Napoli. Mi seguite? Quindi tutte queste cose portano la gente a rivoltarsi contro. Nasce un gigantesco movimento di opposizione che viene stroncato con la violenza. In 2 anni vengono rasi al suolo 10 paesi, 20.000 morti, fucilati, uccisi, uomini, donne, bambini. Nasce quello che viene chiamato il brigantaggio meridionale, che brigantaggio non era, sono i piemontesi a chiamarli briganti. Perché fino al 1870 i grandi stati d'Europa non riconoscono il nuovo regno d'Italia. Ecco, questo è il quadro di riferimento sul quale possiamo tornare e parlare abbondantemente. In questo scenario chi si inserisce? Si inseriscono coloro che hanno voluto l'unità d'Italia. I savoiardi, i piemontesi, ma molti italiani non piemontesi
che comunque avevano un'idea della politica già d'avanguardia, coloro che già propendevano per una forma repubblicana o per un regno costituzionale, cioè tutti coloro che avevano la necessità di pensare ad una forma diversa del governo dello Stato. Vi faccio un nome per tutti: Mazzini. Mazzini era un repubblicano. I repubblicani della fine dell'Ottocento sarebbero stati i rivoluzionari di oggi. Che volevano questi rivoluzionari, questi repubblicani? La forma repubblicana. Giuseppe Garibaldi, che era stato amico di Bakunin, che era un grande maestro della massoneria, rivoluzionario quindi da questo punto di vista, no? Benché fra Mazzini e Garibaldi c'era un piccolo litigio, ma non importa. Allora, che cosa succede a Patù, a Cavallino, a Gallipoli? A Gallipoli Epaminonda Valentino educa la nipote, Antonietta De Pace, mi sfuggiva il nome, Antonietta De Pace, che diventa una delle più grandi eroine del Mezzogiorno, repubblicana, carbonara. A Cavallino il duca Sigismondo Castromediano viene incarcerato dai Borboni perché era un repubblicano e scrive in carcere le rimembranze. Noi tutti abbiamo studiato Silvio Pellico, ma chi caspita se ne fotte, chiedo scusa, se nessuno di noi ha mai saputo che Sigismondo Castromediano ha scritto le rimembranze, che da un punto di vista letterario e politico sono migliori delle mie prigioni di Silvio Pellico. Chi era Liborio Romano di Patù? Un grande giurista, professore di economia commerciale all'Università di Napoli, un personaggio straordinario che conosceva l'avvocatura di Napoli, l'ira di Dio, che era conosciuto in tutta l'Italia, repubblicano, vicino alla carboneria e alla massoneria buona di allora, voglio dire, che viene incarcerato dai Borbone per anche per tutta una questione di conflitto con Orazio Costa, ma tutta un'altra questione. Questo era Liborio Romano, come Sigismondo Castromediano, come Antonietta De Pace, come tutti. Persone che avevano della politica un'altra idea e che però poi sono costretti a fare che cosa? A storbirsi, ad inghiottire un altro regno, il regno dei Savoia. Ma voi pensate, ma un tipo come Sigismondo Castromediano, no? Un repubblicano, ma come si sarà sentito dentro quando ha dovuto accorgersi che ai Borbone ha dovuto sostituire Savoia? Che cosa ha pensato Liborio Romano quando, carcerato dai Borbone, dai primi, Ferdinando II, poi il figlio Francesco lo nomina commissario di polizia e ministro delle vendite? Che cosa fa? Come si sente? Come si sarà sentito questo personaggio? Un personaggio straordinario. Un personaggio straordinario sul quale se ne sono dette di cotte e di crude. Sul quale i libri di storia non dicono niente. E qualche volta che dicono qualcosa dicono bestemmie. E anche personaggi di grande livello, come Violante, come Spadolini, lo hanno definito un camorrista. Perché? Perché Liborio Romano, che era stato nominato ministro da Francesco di Borbone, ha in mano Napoli. E quando Garibaldi sbarca nel regno e arriva a Napoli, il pericolo era la guerra civile, lo scatenarsi degli odi, delle violenze. Che fa Liborio Romano, che conosceva molto bene l'ambiente di Napoli? Si rivolge a chi? Ai capi che governavano il controllo del territorio. State ben attenti che la camorra del 1860 non è la camorra di oggi. Il termine peraltro deriva addirittura dall'arabo, no? Dove si dice proprio governo delle cose. Questi signori che facevano? Nei propri rioni avevano sotto controllo la vita collettiva. Liborio Romano si rivolge a questi, poi lo dice anche nelle sue memorie, no? Lo riconosce, ma non era un camorrista, era un sincero, chiamiamolo democratico, repubblicano, che voleva garantire un passaggio non sanguigno
da una forma all'altra di governo, dai Borbone ai piemontesi. Cosa che fa? Che riesce a farlo. Sta 6 mesi al governo, poi viene eletto anche addirittura al Parlamento, perché l'intendente vuole toglierselo davanti, è eterno, come eterno. Nel 1861 scrive una lettera a Camillo Benso Conte di Cavour in 10 punti, non ve li leggo perché sarebbe lunga la cosa. Dicevo al sindaco che sarebbe una grande cosa se il comune di Patù stampasse la lettera di Liborio Romano a Camillo Benso Conte di Cavour e la rendesse pubblica, la distribuisse ai ragazzi delle scuole, alle associazioni, ai sindaci della provincia di Lecce, alle biblioteche comunali, perché la lettura di questa lettera dimostra non solo la grandezza di Liborio Romano, ma quello era il problema storico dell'Italia nel 1861. Con Liborio Romano nasce la questione meridionale. Prima di Liborio Romano nessuno aveva parlato della questione, dei problemi del Mezzogiorno. E lo dice in questa lettera. E come lo dice? Quando avverte che l'amministrazione dei piemontesi è sulle finanze, sulla colonizzazione, sulla piemontesizzazione, sull'occupazione, sulle scuole, su tutto. Questo è un documento straordinario. Liborio Romano fonda la questione meridionale, poi sulla questione meridionale si sviluppa Gaetano Salvemini, Tommaso Fiore e tutti gli altri, voglio dire, no? Migliaia di meridionalisti, ma non c'è dubbio che l'inizio sia stato con lui. Bene, noi dobbiamo avere la opportunità di riscrivere questa storia, di rileggerla, partendo dalla storiografia, partendo dai fatti, dagli avvenimenti. E chiudo. Perché? Perché, amici, questo Salento, dalla preistoria ad oggi, parlo di 80-90 mila anni prima di Cristo, ha dato al mondo contributi di cultura che voi non immaginate, anzi, che noi non immaginiamo. E chiudo con una notizia. 8 università europee, fra cui 2 italiane, hanno affermato che la cultura in Europa, la cultura significa il linguaggio, la musica, la religione, l'arte, tutto, nasce sull'asse Nardò-Parabita. Perché a Nardò, nella Grotta del Cavallo, furono trovati 2 molari di una bambina di 30.000 anni prima di Cristo, e a Parabita 2 scheletri del Cro-Magnon, 25.000 anni prima di Cristo, in cui lo scheletro di lei aveva una collana di denti e vicino allo scheletro di lui c'erano gli oggetti della vita quotidiana. Significava che 25.000 anni prima di Cristo già si svolgeva la vita collettiva. Comprendete? Cioè, le università europee affermano che la cultura è nata qui. Noi siamo stati sempre depraudati di questo. E ora basta. Noi abbiamo diritto a rivendicare la nostra storia. E i nostri figli e i nostri nipoti hanno il diritto di essere orgogliosi di essere meridionali. Non è vero che il Mezzogiorno è sempre sottosviluppato, arretrato, eccetera. È stato sottovalutato. E con il Mezzogiorno tanti meridionali protagonisti che dovrebbero essere non solo rivalutati, ma diventare anche oggetto di riflessione. Esempio per la vita quotidiana di ciascuno di noi. Grazie. Sta riferendo che ha detto Nisusususo, quindi immaginate voi come saprebbe incantarci per ore e soprattutto raccontarci e dirci delle cose che magari ci sfuggono, perché solo chi studia di storia può sapere e ha l'obbligo, il dovere di dire agli altri. Io appena mi hanno fatto il suo nome ne sono stata felicissima, ero convinta che lei avrebbe incantato le genti, diciamo così. Lei ha detto prima, ecco, c'era stato deturpato tutto, ma non
qualcosa non ce l'hanno deturpata, la passione, l'essere pieni di fuoco. Ecco, stasera c'è più giallo in questo ambiente che il sole, e quindi la cultura che si ripropone, anche se non ha perso mai il suo valore. Ce l'abbiamo dentro, ripeto, io conosco il sociale, mi avvicino spesso ai giovani e vedo quanta voglia hanno di credere in un futuro, e questo è importante. E adesso un momento di canto, come vi avevo detto prima, il professore ha accennato al brigantaggio, ci ascoltiamo insieme. Mariella Mangiullo, qui c'è un gruppo straordinario di Daniele Nuzzo, Mariella Mangiullo cantante e Marcello tamburellista, lui De Carli. Loro ci fanno ascoltare la canzone di Eugenio Bennato, che nacque in quel periodo del brigantaggio, che era una sorta di contestazione a quello che ci stavano togliendo. Ascoltiamo. Posata chitarra e tamburo, questa musica sa da cagnare. Simmo brigante, facimmo paura, e qua scuppetta volimmo cantare. E qua scuppetta volimmo cantare. E mo cantammo una nuova canzone, tutta la gente sarà da imparare. Noi combattimmo con le furbone, e a terra nostra non sa da toccare. E a terra nostra non sa da toccare. Tutto il paese era basificato, se società e buona luta, pura Calabria mo si è arrabutato, e stu nemico facimmo troppo, e stu nemico facimmo troppo. Chi ha visto lupo e se mi sa paura, non sa buona qual è la verità. Opera lupa che mangia creatura, e io piemontese che vi va a caccia, e io piemontese che vi va a caccia. Sembra bello, però te lo cuore, si lubricante volete salvare. Non ho cercato, scordate ma dopo, che c'è fa guerra non te ne pietà, che c'è fa guerra non te ne pietà. Come si nasce, brigante si muore, ma fino all'ultima bimba sparà. E si morimmo, ma nata l'usciore, è una preghiera per sta libertà. Come si nasce, brigante si muore, e fino all'ultima bimba sparà. E si morimmo, ma nata l'usciore, è una preghiera per sta libertà. Grazie, grazie. La splendida voce di Mariella con il suono di Daniele Nuzzo e Marcello De Carli. E dopo il canto ci soffermo che ci leggerà Matteo Greco. Io non dico molto di lui, dico che il giovane del Salento, che crede nel Salento, che percorre il Salento, che vive e offre e si offre al nostro Salento, con la sua poesia e non solo. Lui ha pubblicato un libro con la prefazione di Davide Rondoni, Giorni fatti a mano. Lui ha la magia della parola, lo ascolterete in silenzio e vi trasporterà anche lui in un mondo fatto di verità, la verità che esce da di noi, e non si fa fatica a cacciarla fuori, basta aprire poco poco il nostro cuore. Ascoltiamolo. Grazie, grazie a te Luigina, sono davvero felice di essere qui
questa sera in questo luogo così suggestivo ed evocativo. L'augurio che ci faccio, anche dopo aver ascoltato le parole del professore D'Antico, è che davvero possiamo prendere esempio, no, da queste storie rinarrate che ci vengono al passato, da figure come quella di Liborio Romano, per abbattere una sorta di senso di inferiorità che ahimè ci portiamo dietro purtroppo, come se il solo fatto di essere un po', come dire, alla periferia di qualcosa implichi il fatto che poi non si possano fare delle cose importanti. Io avevo provato una scaletta, devo dire la verità, dopo aver ascoltato il professore ho deciso di cambiare un po' le cose che vi leggerò un po' più cose che riguardano il territorio, ovviamente. Leggevo 5 poesie. Nello sceglierle fondamentalmente mi sono attenuto a quello che diceva la Luigina, cioè una serata di festa, e non ho fatto fatica in questo senso, perché credo che la poesia fondamentalmente sia un momento di festa. Credo che personalmente la poesia nasca nel momento in cui ci si rende conto che questa cosa strana e bella e tremenda che è la vita in qualche modo eccede rispetto alle nostre capacità di dire, no, le cose, e quindi uno deve trovare dei modi diversi per raccontarle. La prima poesia che vi leggo si intitola Ode alla favola. E perché l'ho scritta? Perché mi piace molto quello che fanno i bambini, cioè il fatto di non mettere una distinzione netta tra il vero e il non vero, tra la realtà e la fantasia. E credo che questo serva anche in un territorio come questo, perché a volte siamo malati di un eccessivo realismo. Tutto ciò che ha a che fare con il sogno sembra essere una malattia di cui disfarsi, e forse non è proprio così che deve andare. Ode alla favola. Io non so perché abbattono le case in marzapane e le fanno di silenzio. Non so se è stato un bene o un male deportare flotte di pirati, generazioni d'orchi, dietro le sbarre delle copertine. Non so se si perde o si guadagna a stare con gli occhi chiusi a chiave e le orecchie piene di cotone. Cosa ci è successo, favola? Chi ha voluto rassettare nei ventricoli? Chi ha spento la luce nelle arterie? A un certo punto, la vasca da bagno ha smesso di affacciarsi sull'oceano. Non si sollevano più le mattonelle, le stelle non sanno di mimosa né di mare, e le parole sulla punta della lingua sono sempre quelle. Eppure sentiamo un cini grattare contro il petto, affogare un amore tra i cuscini, sbattere una coda dentro il letto. Dottore, io, chi siamo? Favola, declinazione marina delle ciglia. Adesso prego dentro un dizionario e chiamo i vigili del fuoco appena sento odore di bugia. Ma di tutte le cose che ho vissuto, ricordo meglio quelle di cartone. La prossima poesia parla del Salento, e nello specifico del vento del Salento, che è una cosa che per chi sta qui è abituale, però per chi come me è stato 10 anni fuori non lo è, nel senso che se vivi in una città il vento non esiste fondamentalmente, se vivi a Milano ad esempio. E invece qui è una presenza costante, tant'è che ho pensato che meritasse almeno una poesia. Il vento del Salento è gamba varicosa, e inciampare e maledire sopra i San Pietrini, e scialle scuro che era velo della sposa, e mestizia sparpagliata lungo i campi che non posso dire, e porta che sbatte in faccia alle galline, e sputo azzurro sulle guance delle case, e silenzio e persiana bianca che non risponde, e terra imbarazzata
e pura indifferenza maculata delle onde. Per i ragazzi è spaesamento, che dentro fuori, che fuori dentro, è un vetro rotto, come faccio ad aggiustare? È confusione, e se mi faccio svaligiare? È redenzione, vieni pure, io sto uscendo. Il vento del Salento non vuole dire niente al bambino che torna dalla scuola e gioca con le ghiande, al ragazzo che è partito e alla madre che le piangono le gambe. È litania senza parole, è preghiera che non cerca santi. Mi azzittisce con un dito sulla bocca, e certe volte sono triste, e certe volte sono contento, o sono solo un gradone della chiesa, un muretto a secco, una foglia di fico che resiste. E se qualcuno ride, è soltanto il vento. La terza poesia che vi leggo è una poesia d'amore, e la leggo perché ha a che fare con l'amore, ma anche con il mare. Penso che una cosa bella che abbiamo qui è che quando non sai come dire una cosa, ti guardi intorno e c'è sempre qualche elemento del paesaggio, della natura, che ti fa trovare le parole. E la leggo per questo, ma anche perché c'è qui la mia ragazza, e se non la leggo poi dopo di me. Io ti chiamo mare. Io ti chiamo mare. Quando sbatto la testa dentro i campanili e il paese ha mal di blu, ti chiamo e lampeggio inutilmente agli incroci, e ad ogni ora sento che è l'ora e niente più. Ti chiamo e cos'altro fare? Rimasto a fronte con gli ombrelloni, nudo e ululante in cima alle palme, raffermo in vetrine di rosticcerie, con la mozzarella nel cuore ti chiamo, fra pizzette e calzoni. Noi non facciamo l'amore, ma il mare, mentre spingiamo più avanti il domani, più fuori la morte, più dentro la notte, la bocca, le mani. Non ti chiamerò amore, ma mare. Ed è un miracolo, questa pace che non chiede salvezza, questa guarigione senza perdoni, mentre andiamo avanti e indietro, sopra la sabbia, avanti e indietro, e che tenerezza vedere che partiamo uomini e torniamo a onde e cavalloni. Le ultime due poesie che vi leggo sono degli inediti, a differenza di queste che sono pubblicate in Giorni Fatti a Mano, che trovate qui. E la poesia che vi leggo adesso si intitola A un ulivo, e l'ho scritta in virtù di quello che, come sapete, sta accadendo ai nostri ulivi e al rischio, fortunatamente adesso evaso, dell'abbattimento degli ulivi. L'ho scritta perché questa notizia mi faceva pensare che è assurdo che un ulivo possa un giorno morire. Cioè sì, le persone sì, va bene, gli animali, ma gli ulivi no. Quindi io si intitola Un ulivo e fa così. Non è che non siamo abituati a perdere vita dalle braccia, veder seccare i giorni o restare in piedi con il tronco vuoto e il vento che non ci trova più la faccia. Ci nascondiamo dietro i numeri di casa, ma vediamo che la morte ci viene a visitare. Sei tu che dovevi essere immortale. Sei tu che ti graffia lo scirocco, ti sbraita in faccia il mare, ti scorrono in capo le costellazioni e non fai un passo. Sei tu con miliardi di ventricoli che pulsano qualcosa su ogni ramo e dicono che cosa? Che cosa di verde, verde, verde c'è da dire assolutamente all'universo? Sei tu quello che parli sempre, noi siamo quelli che non capiscono di cosa. Io non so se così secco sei una croce, il mio nuovo specchio o mio nonno, che qualcuno è riuscito a togliergli la voce. Non so chi raccoglierà le parole dai comignoli, i respiri dalle bocche, le luci effimere che facciamo con le mani se tu muori questa notte. Non so chi ci farà da scrigno, chi custodirà le nostre vite corte da domani.
così vi saluto, si intitola Fare il Meridione, insomma ci sta Pennello dopo il bellissimo discorso che ho ascoltato, è una poesia che ho scritto pensando al fatto che molto spesso ci chiediamo cosa vogliamo fare da grandi, ma non dove vogliamo fare quello che vogliamo fare. E io da grande vorrei fare il meridione, questa poesia fa così. Io da grande voglio fare il meridione. Lasciarmi alle spalle i pettegolezzi dei cavi telefonici, la puzza sotto il naso dei grattacieli, e vedere dove va a finire una luna, una cometa, un'alluvione. Voglio coricarmi dove il sole va a dormire. Perderò delle cose, certo. La sagoma dei monti a tramontana, l'emozionarsi di luci nel centro di Milano. Non saprò mai cosa cerca sottoterra, notte e giorno, la metropolitana. Ma fare il sud è il mio sogno da bambino. Fare la frutta sui banchi del mercato, o il fuoco d'artificio sulla bocca della gente. Stare giallo in cima ad un limone, o sventolare a sera su un terrazzo così felice e quasi niente. E poi se fai carriera, puoi farti luce ed orzo sulla schiena delle donne. Puoi scendere scirocco lungo i seni e correre al mare sparpagliato in mille pieghe e restare senza fiato tra le gonne. Ma fare il meridione non è cosa da tutti. Devi essere disposto a ospitare sulla pelle i fichi d'India, a graffiarti il cuore tra gli olivi, a restare solo nel silenzio ostinato dei moventi a secco. Dicono che sia un lavoro che consuma, che non dà soddisfazione, ma a me piace sentire l'amore freddo delle stelle, non capire le domande delle onde e credere alle strade di paese. A me piace fare il meridione. Grazie Matteo, come al solito crei l'atmosfera giusta. Daniele Luzzo con un sottofondo di chitarra. Straordinario. Sei riuscito, Matteo, con quelle parole a far uscire un uccello che stava nascosto lì dietro, non so se l'avete notato. E poi la luce non fredda ma calda di questa unica stella che vedo in cielo rende l'atmosfera ancora più poesia. E ora abbiamo una cosa bellissima, un percorso, dice, breve ed arbitrario itinerario teatrale nel Salento, compagnia Temenos, recinti teatrali, Salentitudine. E io vedo qui Marco, Antonio, Romano, un attore straordinario, insieme alla sua compagnia, che ci porterà così in questo scenario, in questo così percorso della nostra terra, che avrà certo zolle dure se non piove, però animi, animi così soffici. Grazie Marco, grazie Gigi, c'è l'altro attore, non so chi siano gli altri, sarai tu a presentare la tua compagnia, ti passo la parola, anzi la recita, grazie, grazie. Buonasera a tutti, io ormai vivo la mia vita e i miei giorni da qualche tempo nella duplice tensione. Da un lato la paura che Gina mi telefoni alle 4 di notte e dall'altra vivo nel dramma di non essere mai all'altezza delle parole che ci regala, con cui ci definisce. Quindi questa sera speriamo di ottemperare almeno al secondo dei due compiti, quello di essere bravi quanto lei ci descrive. In realtà questo spettacolo è uno spettacolo sui generis, nel senso che non è uno spettacolo che ha un inizio e una fine, uno sviluppo come quelli di prosa che spesso abbiamo avuto l'opportunità, e di questo devo ringraziare il sindaco e l'amministrazione comunale tutta, perché ci hanno sempre regalato questa opportunità quando davvero intorno c'è molta difficoltà, si può dire di sì a una compagnia, almeno per come noi ci presentiamo.
È un breve itinerario, quindi non vi tratterremo molto lì sulle sedie. Abbiamo scelto però, pur nella problematicità di come porre la questione del raccontare il Salento in poco tempo, abbiamo scelto di presentarvelo in un modo abbastanza didascalico. Potevamo venire qui e farvi un saggio sulla storia del Salento, oppure sulle qualità dei salentini, non è nostro compito. Non possiamo che raccontare il Salento sulla base di quello che ci regala la letteratura. L'altra sera parlavo con un altro docente, un docente di letteratura, il quale mi diceva una cosa bellissima, cioè noi salentini, dopo Vittorio Bodini, abbiamo cominciato a pensare il Salento attraverso il filtro e lo specchio delle parole di Vittorio Bodini. Quindi da quel momento in poi il muretto a secco non è stato più soltanto il muretto a secco di cui parlava anche Fernando Manno, frutto della fatica dei contadini che stavano lì e giorno per giorno si costruivano un pezzo di strada con il muretto a secco. Attraverso il filtro della poesia, e l'avete sentito anche dalle parole di Matteo, lo scirocco non diventa più quell'insopportabile condizione atmosferica, ma diventa una condizione dell'anima. Ce lo sapevamo tutti che lo scirocco è qualcosa di insopportabile, almeno per me, ma dopo le parole del poeta lo scirocco diventa qualcosa di più, diventa un modo di vivere la vita, di viverla sciroccata, si dice. E allora, brevissimamente due cose, poi cominceremo subito con l'addentrarci, con l'andare nel vivo dello spettacolo, però mi piace a questo punto ricollegarmi proprio a quello che diceva magistralmente il professore prima di noi, e cioè che cosa diceva? 80-90 mila anni prima di cui non sono capace di farla perché non è il mio mestiere, mi sono informato e praticamente le tesi su questo nome, sulla provenienza del nome Salento, sono le più varie. E c'è uno che pensa che derivi dal re Sale, cioè questo re dei Messapi, che poi il cui nome ha originato la parola Salento. C'è chi sostiene che il Salento possa derivare da un patto fatto per mare e quindi per Salum. C'è per esempio chi crede che il Salento derivi dal... I romani chiamavano Salentini, no? Il popolo, perché il popolo le popolazioni che abitavano il Golfo di Taranto, perché c'erano le paludi e quindi intorno c'era tutta acqua da una parte e dall'altra, quindi era come se fossimo stati un popolo isolano, e quindi per Salentini indicavano appunto quelle popolazioni. Non ci possiamo dimenticare il riferimento alla parola Messapio, che significa terra in mezzo al mare, in mezzo a due mari. 80.000 anni fa le prime tracce di presenza umana nel Salento. Il professore è di Parapita e lui avrebbe saputo, se non avesse avuto l'obbligo di essere sintetico, raccontarci la storia delle statuette delle Vergini, che è una cosa straordinaria che pochi fra noi in proporzione conoscono. Noi però ve la raccontiamo così, in modo simpatico per cominciare, ve la raccontiamo per come ce la potrebbe raccontare oggi quel simpaticone di Virgilio, il quale a un certo punto si mette a scrivere un libro, neanche tanto piccolo, che si chiama L'Eneide. E allora, la storia di Enea comincia con una musica introdotta e fa così. C'era una volta, 1200-1300 anni fa, un eroe forte e valoroso in battaglia. Il suo nome era Enea. Diciamo che quello vero, non questo qui il nostro, aveva dei muscoli come quelli di un lottatore di wrestling ed era bello e figo come un tronista. Anzi, per dire la verità, quello vero era proprio un tronista per davvero, perché lui era un principe ed aveva un trono. E con tutto il rispetto per i tronisti, era pure più figo e più bello dei tronisti di oggi, perché era figlio di Anchise, un mortale, ed era figlio di Afrodite, la dea dell'amore e della bellezza. Alla fine della guerra di Troia, una guerra sanguinaria, dove i greci e i troiani se le diedero di santa ragione, i troiani furono sconfitti. E così Enea fu costretto a fuggire. Si mise in viaggio verso occidente.
Ma il viaggio non fu per niente facile. Aveva contro tutto e tutti. Gli dèi, le arpie, le mareggiate. E poi fu un viaggio pieno di fermate. Perché anche suo papà Anchise, che aveva 800-850 anni, ogni tanto aveva i suoi bisogni. Enea! Oh, Enea! Ehi, papà! Enea, ti prego, cessiamola. Sei stanco? Sì, Enea! Enea, io cesso. Papà, ci siamo fermati mezz'ora fa. Di questo passo, quando arriviamo? Enea, sei sempre il solito tonto. Non volevo dire cesso. Va bene, Enea, lascia stare. Che tanto chi va piano va sano e va lontano. E per strada incontrò anche Andromaca, la fidanzata del suo amico Ettore, morto anche lui nella guerra di Troia per mano del valoroso Achille, pia veloce. Enea era un eroe, era anche una persona per bene. Insomma, non è che la poteva lasciare lì per strada da sola allo sbando. E allora... Andromaca, sei proprio tu? Andromaca, cosa ci fai qui? Andromaca, tutto bene? Ho capito, vieni con noi. E così se la caricò appresso e tanto per non farsi mancare niente, Andromaca aveva con sé anche suo figlio appena nato, Astianarte. Astianarte? 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 Ho capito, questa è come la mamma, vieni con noi. E insomma, per farla breve, Enea era partito da Troia, che già stava stanco dalla guerra, ma il viaggio fu devastante. Cammina, 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 e naviga, naviga, naviga. Alla fine arrivò sulle coste di quella che noi oggi chiamiamo Albania. E che faccio che non faccio? E parto o non parto? E che faccio che non faccio? E parto o non... Parto. Parto, parto, parto. Si mise in mare e andò dritto. Andò dritto dall'Albania? Aspetta, ma se io ho alle spalle l'Albania e parto? Passato il mare, arrivo dove? Arrivo in Salento! Oh sì! Ma sì! Ecco qui che Enea, a due passi da Otranto, arrivò! Enea. Terra! Siamo arrivati a Otranto! E beh, ve l'ho detto che era un po' rimambito perché il viaggio l'aveva stancato, aveva girato mezzo mondo, e allora la flotta che cosa fece? Sbarcò, attraccò, alcune navi attraccarono a Porto Badisco, alcune navi sbarcarono a Roca, più a nord, e altre sbarcarono a Santa Maria di Leuca. Insomma, una bella crociera che portò il nostro eroe fino nel Salento. Enea poi continuò il suo viaggio attraverso l'Italia, scese giù verso la Sicilia, girò tutto intorno e poi andò definitivamente a vivere dove? In Lazio. La storia d'Italia comincia da lì, dove la favola si mischia con la storia. Ma questa è tutta un'altra storia. Salento, lento, lento, è un documento, una caserma, un monumento, un ritornello dell'antico canto. Salento, lento, lento, è sazzarugliento, sotto alla preula scarro cagnizzo, cangiarlo tempo ne tole un razzo. E non che è vero che se stai sciacchi, che sono rimasti soltanto i vecchi, c'è del sole, c'è del mare, e brutta lì, ma niente da fare. Salento, lento, lento, è terra dei gozzi, te vino forte per gli cannozzi, te fichi sicche sugli cannizzi.
passa lento, 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 è una storia antica, si di qua fuori sta passa la zita, tutti i ricordi di un'era finita. Sa lento, 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 il scimmutamento, 30 anni retto noi veramente, danino è puro l'acqua corrente. Nucchio è vero che acqua non c'è niente, cingirito ci le schiaffa una cazza. Nucchio è vero che non c'è futuro, certo a venire, non picca di culo. Sa lento, 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 scemini uscendo, contaminati della Turchia, con una pisciata dell'Albania. Lento carria tutto dopo, nucchia te terra te terremoto, lo padre eterno così l'ha creato. Sa lento, 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 innocenza persa, nato manata te terra scherza, cresta triste rossa e arsa. E hanno ragione che nucchia tale, hanno ragione non manco voglia, questo è un pezzo che la tua madre è una frisetta. Che n'acqua sai. Sa lento, 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 è una cosa rara, non preparo sulla columbara, non picca dolce, non picca amara. Sa lento, 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 è una scommessa, non nuoto sotto alla pettinessa, la sicarezza che non te passa. Sa lento, 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 e non muro a secco tanto, ianco cappare suzzo, e lo tamburieggio non c'entrano cazzo. Canucchia è vero che è un cimitero, caccia le vecchie vestute di nero, caccia le pizzi che vuoi la taranta, caccia ancora all'anima mia. Lento, lento, se faccio l'amore, cinca lo vita e te lassa lo cuore, cinca lo lassa se sonna lo mare. Sa lento, 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 e aria se festa, e ci lo progresso, non pavete pressa, e noi chiano chiano un dettano una mossa. E lo che verde non se l'andanti, c'è del treno delle 7:20, cancia la scimmia di Lecce a Gagliano, se ferma e spetta. Su io canocchiando. Sa lento, 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 è un documento, una caserma non monumento, lo ritornello te l'antico canto. Prospettiva di Mino De Santis, una bellissima voce del nostro Salento, lui è di Tuglie, ed è in grado di dipingere con delle bellissime pennellate di immagini e musicalmente la nostra realtà. Ovviamente vi chiediamo scusa per la, diciamo, riduzione abbastanza vulgare dell'Eneide, ma insomma era un gioco per introdurre la serata. Adesso cominciamo questo itinerario. Definito arbitrario perché era difficile cercare di capire come raccontarvi il Salento. Abbiamo scelto di prendere la cartina della nostra penisola, di avvicinarci al Salento e di tracciare un ipotetico rombo che partisse da Lecce e arrivasse fino giù, fino al Capo di Leuca, fino a Gagliano, passando insomma per i due estremi, quello occidentale e quello orientale. Questo giro comincerà però da Otranto. E cominciamo da Otranto perché Enea ci ha lasciati lì, è sbarcato a Porto Badisco. E allora vi facciamo ascoltare in che modo
la nostra Otranto viene trattata da una scrittrice molto, molto importante, molto famosa negli ambienti letterari salentini e non, che ha lasciato e ha segnato una traccia importante nella letteratura della nostra terra. Lei si chiama Maria Corti, era una linguista, oltre che una scrittrice, e ci racconta la storia di una fanciulla, una giovane donna. Lei si chiama Idrusa. Idrusa è la più bella donna di Otranto, però è diversa dalle altre donne. Ha uno sguardo fiero e uno spirito libero, si sente parte della natura. Gli alberi, le piante, sono la sua identità. È sposata ma delusa dal suo matrimonio, l'amore se l'aspettava diverso. Quello al quale aveva sempre pensato non l'ha ancora incontrato. Il 28 luglio del 1480, all'alba appare all'orizzonte uno schieramento di navi da guerra maestoso, tremendo. Sono 90 galee e 40 galeotte. Sono 18.000 soldati contro 1.200 otrantini. Loro sono i turchi, che puntano ad Otranto per iniziare da lì la loro conquista. Arrivati ad Otranto, i turchi entrano in città . La riducono a ferro e fuoco. E Idrusa? Idrusa presterà soccorso ai feriti, a sistemare i morti nella cattedrale, che nel frattempo si era trasformata in ospedale e cimitero. E al momento di essere violata da uno di loro, Idrusa valorosamente dirà no. E preferirà la morte, darsi la morte con un pugnale sottratto al suo stesso aggressore. Per voi l'ora di tutti. Per una traccia di sentiero, tra le erbe e le canne della valle dell'Idro, le donne scendono all'alba a Otranto con ceste piene di cicorie e di caciotti. Hanno grandi occhi neri, capelli lucidi, accorvigliati e un'andatura fiera. Guardano con la pupilla fissa in direzione del mare, uno sguardo asciutto, ereditato da generazioni di otrantini vissuti in attesa dello scirocco e della tramontana, per regolare su di essi pensieri e faccende. Arrivate alle mura della città, improvvisamente si mettono a urlare come invasati da un improvviso oracolo. Cicorie fresche! Cicorie rizze! A questo punto, se c'è un forestiero presente, rimane inchiodato, domandandosi perplesso: sangue greco o arabo? Sangue otrantino, gli risponde la nenia, che le donne cantano ai lattanti per addormentarli. Sangue otrantino, saporito come mente e petrusino, sangue forte e fino contro il turco malandrino. Vista dal mare, Otranto appare come una fortezza con i bastioni a picco sull'acqua, ma dietro la vuota abbondanza di mura e torrioni si snoda un prodigio di viuzze bianche. Viene sera. Una vecchia, trascinando per un braccio un bambino riluttante, gli grida: «State in corto, che i turchi te ne portano per l'umare!» Al che il bambino comincia a piangere, un pianto monotono, lungo, salentino. Prende spicco al centro della città una strada in salita, in cima alla cattedrale, il cuore di Otranto, perché dentro ci sono loro, i martiri. Ogni anno, il 14 agosto, da tutto il Salento vengono uomini, donne, bambini a salutarli. Tutti fanno merenda sulla spiaggia, mentre i pescatori bruni e muscolosi offrono cestelli di cozze e gridano: per l'occasione la banda suona il nabucco e le bancarelle vendono nocciole e copeta. I martiri. Ci sono due modi per accostarsi a loro. Uno turistico. Il forestiero, che ascolta dalla guida la storia di coraggio e di sangue, aggrotta le sopracciglia, poi se ne riparte, con un ritmo di favola nell'anima.
Ma se soltorniamo a lungo a Otranto durante una bufera di tramontana, vediamo i pescatori con la penna abbronzata che siedono per terra alla turchesca, guardando il mare. Le cose allora cambiano. Ogni senso di favola si fa impossibile. Si fa un gesto di saluto, rispondono «Buon vespro, signoria!» e tornano a tacere. Si ha l'impressione di aver scoperto un evento felice. Ci si allontana dal molo pensando che ciò che raccontano le cronache non è lava impietrata, ma è ancora calda e viva, e che i pescatori di oggi hanno solo dato il cambio a metà del viaggio. Bene, i martiri sono, e la cattedrale di Otranto in generale è davvero una delle cose più belle di cui un salentino possa fare esperienza. Mi riferisco ovviamente alla teca che contiene i martiri, ma la cattedrale di Otranto è qualcosa di meraviglioso, e Matteo ne sa qualcosa, non so dove sia. Sentirete spesso nel corso di questo nostro stare insieme citare la parola Scheherazade. Tra un po' ci arriviamo. Intanto, proseguendo questo viaggio abbastanza velocemente, prendiamo un jet, arriviamo velocemente, un jet, una macchina, è sufficiente per arrivare a Lecce. Lecce è inutile dire di che stiamo parlando. Conoscete le implicazioni da un punto di vista amministrativo, sappiamo tutti quanti che è il nostro capoluogo di provincia, sappiamo quanti posti notabili e visitabili ci siano a Lecce. Forse non tutti sappiamo che Lecce vale la pena di essere vista, e forse lo diamo per scontato, proprio per i tanti luoghi che ci raccontano la storia, non soltanto della città, ma anche della nostra intera salentinità. Ne potremmo citare tanti, ovviamente, ma a partire dalla preistoria, passando per l'anfiteatro romano, passando per il teatro romano, distanti fra loro pochi metri, così come visitare i monasteri, i conventi, può essere un'esperienza bellissima, e altrettanto ovviamente le chiese di Lecce. In particolare però Lecce, tutti quanti la conosciamo e vengono da Tokyo per vederlo di persona, dal vivo. Lecce è famosa per il suo barocco. Questo stile architettonico si è diffuso nel 600, durante la dominazione spagnola. E allora vediamo come ce lo descrive un grande, forse il più grande ad oggi, poeta salentino, Vittorio Bodini, il quale a un certo punto apre uno squarcio di riflessione poetica sul barocco del sud. Una città è come una donna nelle braccia dei secoli, ognuno dei quali può modellarle a sua somiglianza l'anima e il volto. Lecce non ha conosciuto che un grande amore, la cui memoria è così gelosamente esclusiva da farla sembrare ancora oggi una città del 600. Non ci riferiamo soltanto all'architettura delle sue innumerevoli chiese e palazzi, ma persino all'anima dei suoi abitanti. È una città vedova del suo tempo. E questo sentimento che la storia non vi riesca a procedere è lo stesso che suggerisce la pianura circostante, dove a volte si resta in ascolto, aspettandosi di udire gli spari di antiche colubrine per un attacco di pirati saraceni o di briganti. Nessun altro rumore potrebbe turbare il silenzio di questo spazio desolato. Ma se ci avviciniamo ad osservare da vicino questa scontorta vegetazione d'olivi e di fichi d'India, cresciuta senza una goccia d'acqua, ecco venirci incontro a una prima nozione di barocco naturale, che ci rivela l'anima, tutt'altro che contemporanea, degli abitanti. Santi di tufo vegliano sulle mura della città, a guardia del loro secolo. Lecce è tutta costruita in questa pietra porosa che si estrae dai dintorni e che, appena tagliata, ha la morbidezza e il colore della polpa di banana. Un temperino può scolpirla.
È possibile che una materia di maggiore resistenza sarebbe stata una bara per una fantasia così inquieta e volubile. Via via che ci addentriamo in questa città, ci convinciamo che nulla sul nostro cammino attraverso il sud ci aveva preparati a un simile incontro, talmente diversa rispetto a ogni altro paese che la precede. Siamo nelle viscere del 600. Ma c'è di più. Il sospetto che Lecce non sia solo un luogo della geografia, ma una condizione dell'anima. È inutile domandare a un leccese seduto al caffè cosa intendano rappresentare i segni di cui va riempiendo la superficie di un foglio capitatogli sotto mano. Sono dei ghirigori insensati, dietro i quali l'occhio si accontenta di svagarsi, allegrandosi che il bianco venga integralmente abolito. E poi ci sono loro, i balconi, un'infinità di balconi in cui un assortito bestiario favoloso e domestico, grifoni, draghi, chimere, capre, asini, con assoluta indifferenza è messo accanto a figure di monacelle, avventurieri, spagnoli, angeli, occhialuti notai, ragazzetti, dame dai segni a coppa di gelato. E pensarci bene, le donne hanno un'anima da balcone. E qui, per buona parte dell'anno, è il loro salotto, è il loro giardino. Raramente si vedrà balcone o finestra senza fiori, gelsomini, garofani e soprattutto gerani. L'arte è nata nel punto più incredibile, nel divertimento spinto al suo parossismo, alla frenesia. Il resto è curiosità, una pazza, gigantesca e meravigliosa curiosità che fa tacere ogni voce dell'anima, con una mancanza di disperazione che è la sua disperazione più autentica e impenetrabile. Luna che guardi in tu casi enti erba de campo stelle lucenti, rose de maggio caprische indurati, comuri asica i camateti, cede nucore faccio d'amore. Lecce gentile veggia occhio col canto, qui giù che me sta sento in cialluore, nu paradiso in terra si fermire, tutto me pare peggio quanto nadire. Canto una vecchia spia capa e dice ruscioli russi, chi è le ruscioli? Pele c'è capo, tanto è superice. Lecce gentile, peggia occhio con canto, a me sta sempre in cialluore, nu paradiso in terra si fermire, tu come pare vedo ancora mattine, canto una vecchia spia capace dice, ruscioli rossi, e questo era il grande Tito Schipa. Ancora oggi, qualcuno fra voi forse lo saprà, se passate verso mezzogiorno da Lecce,
azzerate il traffico e l'inquinamento atmosferico che viene fuori dai tanti esercizi commerciali, la piazza di Sant'Oronzo risuona ancora di una delle sue canzoni. Cambia ogni tanto la canzone, ma c'è ancora lui che passa. La sua voce viene diffusa in tutta la piazza Sant'Oronzo. Bene, lasciamo Lecce, lasciamo il suo bellissimo barocco, scendiamo velocemente a Gallipoli. Questa volta vi faremo ascoltare e vedere contemporaneamente il racconto, un racconto straordinario scritto da Matteo. Patirete un po' perché la mia voce a raccontarvelo in registrazione audio. Sapete che Gallipoli viene chiamata la città bella, il suo nome, l'etimologia del suo nome lo racconta. Il racconto che ascolterete lo potete riascoltare insieme a tanti altri sull'applicazione telefonica che si chiama Shahrazad. Si può scaricare sugli smartphone, sui tablets, sui first, dove volete, lo potete scaricare, ve l'ascoltate. Ovviamente dovete andare a cercare, funziona così, c'è una cartina del Salento, del grande Salento, non soltanto da Lecce giù, e ci sono dei racconti che descrivono attraverso le storie che Matteo ha individuato, storie molto spesso sconosciute, descrivono i luoghi. Quindi se voi vi trovate, per esempio, come accade in questo caso, sul porto di Gallipoli, aprite l'applicazione, cliccate, fate play, e la voce di questo vecchio marinaio che si chiama Totu, che tutti conoscono col nome di Totumeo, potrà risuonare nelle vostre orecchie con le cuffiette, e voi davanti avete il mare, i gabbiani e la voce di Totu. Ci siamo fatti male. Ogni giorno per 70 anni, che fino ai 10 mia madre mi ha tenuto a terra, con la luce e a notte fonda, sotto il sole carogna e in mezzo alla tempesta. Quante volte ti ho arpionato e sono tornato a casa vittorioso. E quante volte mi hai fregato tu, convincendomi ogni giorno a venirti a prendere, a cercare. Quante onde mi hai messo nella testa. Mi chiamo Salvatore, ma qui per tutti sono Totumeo. E le cose che ti offro oggi non le trovi al supermercato, non le vendono alla televisione. Sono pesci fatti di parole che ti scappano sempre dalle mani, a meno che non ti siedi un poco qui con me, su questo molo, ad ascoltare. E di professione lavoravo alla tonnara. Marchingegno per la pesca, che solo Gallipoli teneva. Un castello di reti calato per 25 metri in mezzo al mare. Immaginati un corridoio nascosto fra le onde, una grande camera fatta di tramagli che fermava ogni grosso pesce che passava qui di fronte. Due volte al giorno, al mattino e al pomeriggio, uscivamo con le barche fino alla camera della morte, così lo chiamavamo il cerchio di acque chiuso dalla rete, dove i pesci entravano da soli. E non potevano più uscire, come pirati affacciati sul baule del tesoro con le schiene nude al sole. Guardavamo meraviglie di creature che non puoi capire, donne che pesavano quintali, pesce cani lunghi pure 6 metri, e poi le foche che arrivavano da chissà quali ghiacci o continenti, e i pesci spada che sbattevano tremendi nella barca, lucenti. Quanto ci hai dato, mare? Fin troppo. Sei stato generoso. Quando Gallipoli moriva? Per la guerra. E per la fame. E i poveri cristi erano costretti a girare di notte con i sacchi in mezzo alle campagne e rubare. Ricordo il pescato scambiato di contrabbando
con sacchi di fave o litri di olio. Ricordo quando, nella paura di essere beccato, nella corsa mi si ruppe una bottiglia nascosta nei calzoni e tornai a casa che avevo più sangue che altro nelle scarpe e sul calcagno. E quante paure anche! Quante volte ho temuto di non tornare a casa da mia moglie. Come quel giorno di fine ottobre, quando mi trovai con tre compagni in mezzo a una bufera, col motore rotto. Nessuna luce in cielo o dalla costa. E la paura di essere sbattuti su uno scoglio da un momento all'altro. Ma è sempre stata partita giusta, amico mio. Sempre lotta giocata ad armi pari. Io con le nasse intrecciate a mano, ogni volta più ingegnose, tu con la tua forza di sempre. Io con i trucchi imparati dagli anziani e le reti nuove, e tu con la tua bellissima, indistruttibile disperazione. Ti posso guardare, a 80 anni, a testa alta, vecchio mio, perché i pesci io li ho tirati sulla barca a mano, tenendoli sul petto e graffiandomi la faccia con le squame. È stato un corpo a corpo quotidiano, un duello in pieno sole, giocato senza sonar, senza flotte di pescherecci o strascichi che arano e distruggono il fondale. Eravamo io e te, soli, lì, all'arco. Io con i remi e con l'arpione e tu con la bocca bianca e la tua fame. Certe volte adesso guardo la foto che ho nel portafogli, io con la divisa da marinaio e i 18 anni, bello come il sole, e dico a tutti che dentro, sotto questa pelle consumata, sono ancora quello lì. I miei figli mi sorridono, la gente non capisce. E allora torno al porto. Metto i piedi a mollo e chiudo gli occhi. Mentre sento i gabbiani alzarsi nel cielo e le funi del porto cigolare. Il tuo mare! Gallipoli! Il tuo mare mi conosce! Calandra, e calandra, e calandra.
Continuiamo questo viaggio. So che qualcuno fra voi siede qui in questa bellissima sala all'aperto da un po' di tempo. Lo ringraziamo per essere stato puntuale. Ci scusiamo ovviamente per avere atteso che scendessero le tenebre per dare l'inizio alla serata. Siamo quasi addirittura d'arrivo. Il brano che vi facciamo ascoltare ora è un brano anch'esso tratto dall'applicazione Shahrazad, anche questo è scritto da Matteo, e la città che abbiamo scelto come a simboleggiare insomma il capo di Leuca è Gagliano, non fosse altro perché Gagliano è il paese che ha dato i natali a Matteo, che è l'autore del testo, e anche a me insomma, e soprattutto perché è vicina a Leuca, a Santa Maria di Leuca. Sull'applicazione troverete pezzi e passaggi straordinari sull'Euca, vi invitiamo ad ascoltarli. Anche questo su Gagliano è un pezzo che parla di un pescatore, questa volta però non siamo davanti alla distesa di mare come prima per Totumeo, non siamo più nello Ionio, ma siamo praticamente all'inizio dell'Adriatico. Punta Meliso divide in due, in maniera ideale ovviamente, idealmente, i nostri due mari. Il protagonista si chiama Ciccio, questa volta. Abbiamo, diciamo così, le prove materiali che hanno ispirato il brano, ovviamente il mestiere del poeta è quello di trasfigurare la realtà al netto della, diciamo, della sua concretezza, ricolorandola con i profumi della fantasia, e a questo punto vi facciamo ascoltare l'ultimo dei passaggi che abbiamo scelto per descrivere il nostro quadrangolo, il nostro quadrilatero. Il Salento, Gagliano, Ciccio il pescatore. Faccio questa strada da quando ero bambino e ancora oggi che tengo 40 anni rimango con la bocca aperta quando giro le spalle della chiesa e mi trovo di fronte all'improvviso la montagna, il mare, un ruscello, grotte a non finire. Sembra di avere il paradiso a portata di mano. 5 minuti fa ero ancora a casa con Ada e i bambini davanti al camino e alla pignata. E adesso stiamo già scendendo, io e gli altri pescatori, con le reti e le lasse sulle spalle. E come posso spiegarvi che cos'è il ciolo? È una specie di passaggio segreto, un cortile che parte dal cuore di Gagliano e finisce in mezzo ai pesci, tra gli scogli, dove il sole veloce sta calando. Io e gli altri pescatori scendiamo adesso al tramonto per pescare, per la seconda volta oggi. Ma non siamo soli, Sulla sinistra, dove c'è il canale grande del Ciolo, ci sono decine di persone piegate sulla zappa, coltivano pezzi di terra, piccoli piccoli. Ma ai ricchi non interessano quei pezzi di terra, troppo piccoli. E allora i contadini se li coltivano a tempo perso, e con quella poca terra fanno pomodori, zucchine, pere, mele. Mi fermo sul sentiero e scambio due sarde prese stamattina con un cesto di melanzane e un po' di noci. Domani io li voglio regalare ai bambini. Certe volte quando siamo in barca, passiamo vicino a una campagna alta sul mare. Il contadino cala un secchio pieno di verdure e noi glielo riempiamo con il pesce che un secondo prima nuotava sul fondale. Ci dai tanto, Ciolo, ma quante volte ci spaventi? Come fai paura quando soffia il vento di levante e sembri la gola schiumosa di un gigante che vuole salire arrabbiato fino al paese, fino alle nostre case, e urla e sbatte sulle porte? Mio padre ancora mi racconta di quando ci furono onde così alte che sembrava dal rumore di essere di nuovo ai tempi della guerra. E il giorno dopo i contadini, tornati in mezzo ai campi, trovarono pesci morti sulle strade.
Io già penso a questa sera. Farà freddo. E sentiremo l'umido entrare nelle ossa. Ma passerà con qualche sarda arrostita, un po' di vino e qualche chiacchiera. Aspettando di pescare di nuovo domani mattina. E adesso vado a pesca. Solo, vengo da te. Dalli paduli sentisi de granon chiude cantare, sentisi de granon chiude cantare. L'urusù dello mare, a me Maria, a me l'urusù dello mare. Di integrarci con questo breve itinerario arbitrario che abbiamo condotto lungo il Salento. Bene, abbiamo descritto io leggo sempre i segnali come paranormali, quindi. Bene, che cosa c'è in mezzo a queste quattro città che abbiamo descritto? C'è tutto il resto del Salento, ci sono città, c'è l'ovvio, ma non ciò che è scontato. Ci sono città, scuole, ospedali, strade, persone, spiagge, tradizioni, dialetti, proverbi. E però c'è una cosa che oggi rischiamo di perdere. E ancora una volta, come tutto ciò che è bello, ci accorgiamo di perderlo soltanto perché lo diamo per scontato. Proprio quando siamo lì, al momento, al punto di perderlo, ci accorgiamo che forse valeva la pena tenerselo stretto. Sto parlando ovviamente degli ulivi. Io sono nato nel 1981. Se penso che un albero è nato 500 anni prima di me, mi viene la pelle d'oca. E allora, assolutamente, immodestamente, vi faremo ascoltare un pezzo, immodestamente perché l'ho scritto io, un pezzo che sta accanto a Bodini, che sta accanto a Maria Corte e che sta accanto a Matteo, ma l'abbiamo scritto perché sentivamo questa urgenza e quindi prendetela come una piccola testimonianza da parte nostra, detta in mezzo alle fronde degli ulivi del Salento,
Noi con la macchina ci passiamo ogni giorno, li vediamo e li diamo per scontati, fanno parte della cornice del territorio. Ma forse è l'opposto. Siamo noi il dettaglio per l'ulivo. Mio padre, mio nonno, il mio bisnonno, il mio trisnonno. 4 generazioni. Più o meno 150 anni. Un secolo e mezzo. Ecco quanti anni ha l'ulivo del mio giardino. Nel mio giardino c'è un ulivo che esisteva già prima del mio trisnonno. Lui era nato alla fine del 1800, nel 1895. Suo padre aveva piantato quell'ulivo una decina di anni prima. Ogni tanto me lo guardo, questo albero, e ci vedo fioriti tra i rami in mezzo alle olive i volti dei miei antenati. Quando sono stanca o quando ho bisogno di stare sola, io me ne vado in giardino e ascolto il silenzio del mio giardino. Nei pomeriggi d'estate, mentre tutti riposano, sono al mare, io mi siedo sulla mia sdraio, di fronte a me il mio ulivo e sullo sfondo il mare. In lontananza sento le voci di qualche bambino che ha lasciato il cellulare e ora gioca a pallone per la strada. Ogni tanto passa qualche stormo di rondini. Sto lì e guardo il mio albero. Non è un alberello, eh. Ha il tronco così grosso che ci vorrebbero 4 o 5 persone con le braccia aperte per abbracciarlo tutto intorno. E non è solo largo, ma è anche alto. È pieno di nervature e pieno di nodi. Ci sono delle fessure così larghe che certe volte mi viene voglia di ficcarmi dentro per entrare in un altro mondo. Sì. Io mi immagino certe volte di entrare nella fessura più grande e di passare in un'altra dimensione, di diventare io un albero. Chissà cosa si prova ad essere un tronco che si attorciglia su se stesso e poi diventa tutto rami, mille rami che sembrano mille mani, mille braccia e un milione di foglie, foglioline sottili, verdi, dorate sotto il sole del pomeriggio. Quante storie che ha visto il mio albero. 2 guerre mondiali. La gente quando era povera, il mondo che è cambiato, le facce dei miei nonni, i giochi di mio padre bambino sotto i suoi rami, e adesso vede me, c'è da sempre, e forse il mio ulivo sopravviverà anche a me. Il mio ulivo conosce tutti i miei pensieri, io sono sicura che lui mi sente, il mio ulivo mi conosce. Io sono il mio ulivo. Diavolo fa la tupica, con la spina tra l'opera e con la panza cammina. Diavolo fa la tupica, con la spina tra l'opera e con la panza cammina. Ah,
bella di Elena, e sì più bella, e sì più bella di Elena gelosa. Io dall'amore tuo, io dall'amore, io dall'amore tuo, quanto bellosa. Ah, weli, weli, wela, la faccia nella mea quando chiama Davide. Ah, weli, weli, wela, la faccia nella mea quando chiama Davide. Con la spina talupede, con lo pozzo a camminare. Ah, 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 diavolo fa la stupida. Con la spina talupede, con lo pozzo a camminare. Quant'anni rima fa, quant'anni rima fa, quant'anni rima fa, noi a Bucello. Mi macchia malugore, ma mi macchia malugore, mi macchia malugore, mano mano. Occhi cu occhi, con te ci metti l'occhio, ci dici male, vai a scattare l'ugore. Occhi cu occhi, con te ci metti l'occhio, ci dici male, vai a scattare l'ugore. Vai, gore, 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 zucchero e limone, da giugno a San Bocco e mangia zuccherano. Vai, gore, 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 zucchero e limone, da giugno a San Bocco e mangia zuccherano. Ah ah ah, diavolo fa la truppica, con la spina tra lo pede, con la forza camminà. Ah ah ah, diavolo fa la truppica, con la spina tra lo pede, con la forza camminà. Ah ah ah, diavolo fa la truppica, con la spina tra lo pede, con la forza camminà. Ah ah ah, diavolo fa la truppica, con la spina tra lo pede, con la forza camminà. Merci. Bene, ci salutiamo con quest'ultima lettura che vi facciamo e che ovviamente non potevamo che dedicare a Patù. Abbiamo cercato di non parlare, come avete visto, perché ci piacerebbe poter riservare un'intera giornata, a nostro modo ovviamente, nel modo che ci sarà possibile, all'uomo, al politico, a tutte le sfaccettature di questa personalità controversa. Avremo tempo nel frattempo di approfondirla, se il professore ci dà la sua disponibilità noi ce lo ruberemo e faremo in modo di arrivare pronti anche grazie alla sua consulenza a una serata che immaginiamo potervi offrire durante l'estate. Se questo dovesse diventare realtà, nei tempi e nei modi che ci saranno possibili, certamente vorremmo mettere su qualcosa di interamente dedicato a lui. Perché, come il professore ha detto prima giustamente, abbiamo bisogno di conoscere le nostre pietre e non soltanto le pietre che si trovano al di là del nostro continente. E forse oggi noi siamo quelli che siamo per le cose che abbiamo conosciuto e non conosciuto, per le cose che abbiamo fatto e non fatto, detto e non detto. E forse conoscere di più e farne di più potrebbe rendere diverso il nostro futuro, perché renderebbe diversa la nostra identità. E siccome noi siamo artisti e lavoriamo soltanto con parole, non abbiamo altri strumenti. Speriamo che le parole che potremo mettere in fila la prossima volta per Liborio Romano possano essere parole che lo restituiscano ad arte e che ci restituiscano qualcosa di più. Intanto, quest'ultimo racconto vi parla di forse anche questo che vi diremo, scusate, mi sono distratto perché stavo pensando a un bellissimo racconto che ho letto e che avremmo potuto inserire, ma non l'abbiamo fatto perché avremmo reso troppo lunga la nostra serata. Però gli anfratti naturali, le cavità scavate nella morbida roccia calcarea, le rovine delle città distrutte, non possono non evocare esotiche e tristi leggende, utilizzate per arricchire con uno straordinario alone di mistero un luogo apparentemente insignificante come una piccola grotta. Quella in questione è una piccola cavità posta in un fondo di proprietà privata sulle pendici della collina di Vereto, dove un tempo sorgeva l'antica città messapica, posta su un'altura dalla quale si può ammirare Punta Listola, lì dove convenzionalmente si fondono lo Ionio e l'Adriatico, un importante punto di approdo in tutte le epoche e per molti popoli, nonché un importantissimo punto di avvistamento in previsione di incursioni piratesche.
ad opera di Barbari Saraceni. Un manipolo di soldati turchi giunse nella baia di San Gregorio e scesi a terra esplorarono la costa, raggiungendo anche l'entroterra e scoprendo così il piccolo borgo di Vereto. I loro pesanti e rumorosi armamenti misero in subbuglio gli anziani del paese, accortisi della minaccia immediata, e avvisarono il re. Ma il popolo di Vereto non era in grado di resistere ad un attacco dei turchi, non essendo un popolo di guerrieri, e così fu deciso di salvare i beni più cari, ovvero il tesoro della comunità, e le giovani fanciulle, nella grotta di Suda, non distante da Vereto, celando l'accesso con enormi blocchi di pietra. In questo modo, anche se la città fosse stata presa dai nemici e gli abitanti messi in fuga, questi sarebbero tornati alla grotta per recuperare le donne e il tesoro. Tra queste donne vi era anche la figlia del re, destinata a diventare la regina di Vereto. Il piccolo esercito a difesa della cittadina non impensierì minimamente gli invasori. I turchi attaccarono e saccheggiarono Vereto, profanando la chiesetta del paese alla ricerca del ricco bottino. Furono tutti trucidati. Di Vereto restava solo fumo e cenere. Così i mori tornarono alle navi a mani vuote e le fanciulle intrappolate nella grotta di Suda perirono sconfitte dalla fame e dal dolore nelle fredde notti d'inverno, perché nessuno avrebbe potuto più salvarle. Nessuno era sopravvissuto alla strage compiuta dai turchi. Si dice che il tesoro sia ancora lì, nascosto nella grotta, protetto dalle grida disperate delle vergini di Vereto. Grazie a tutti. L'ultima canzone che ci regaleranno sarà una canzone ancora una volta dedicata ai briganti. Come avrete capito, abbiamo bisogno di fare un po' i briganti, nel senso buono del termine. Restituiamoci quello che ci è stato tolto, quindi briganti letterari, briganti concretamente. Vai con Liscio! Quella musica la spicca delle canne, stringono le vene che mi fanno schiavo. Quella musica la spicca delle canne, stringono le vene che mi fanno schiavo. Volesse davo andare a posto spada rannare, volesse davo andare a posto spada rannare. Per poterla subito squartare dal fondo di mare, stringono le vene rosse. Per poterla subito squartare dal fondo di mare, stringono le vene rosse. Volesse davo andare a Napoloma nel mare, volesse davo andare a Napoloma nel mare. Per poter libera volare in guacchiara si divisa tutta piena un viso. Per poter libera volare in guacchiara si divisa tutta piena un viso. Volesse davo andare a Tamorra nel mare, volesse davo andare a Tamorra nel mare. Per scendere a tutta questa gente che non ha capito niente e ci sta a guardare. Per scendere a tutta questa gente che non ha capito niente e ci sta a guardare. Volesse davo andare una bandiera da andare, volesse davo andare una bandiera da andare. Per dare un colore a questa guerra che da liberanza terra oggi fa morire. Dare un colore a questa guerra che da libera sta dentro o se fa morire. Volesse davo andare un brigante ad andare, volesse davo andare un brigante ad andare. Che fosse sulla la montagna scura ma va sempre paura fino a quando muore. Che fosse sulla la montagna scura che va sempre paura fino a quando muore. Grazie. Grazie, grazie Mariella, grazie Daniele, grazie Marcello, grazie a questo canto. Primo evento. E ora voglio dire Matteo,
i miei muretti a secco, che ci dona il Salento, noi troviamo i segreti della nostra vita. In quell'albero così grande di ulivo, dove Marco cerca di trovare posto, lì trovi te, trovi la saggezza del tuo passato. Questo è stato il primo evento, abbiamo voluto festeggiare in una casa di Liborio, non un palazzo, la casa, la dimora di chi ha vissuto prima di noi e che la storia o la storiografia ha diritto di dire quello che è stato lui. In un periodo particolare della storia, quando erano momenti di grande confusione, momenti di lotta, e questo personaggio straordinario, a mio avviso, ha saputo donare quello che poteva. E come diceva il professore Aldo, leggiamo il suo pezzo, il suo scritto che fece a Garibaldi. È importante, la storia la si può conoscere non per sentito dire, ma studiandola. Il primo evento, ce ne saranno altri perché vorrò dare voce a tanti scrittori del Salento e non, a tanti poeti, a tante persone che sentono il bisogno di ricostruire questo nostro territorio, arido ma fecondo, fecondo di tanta cultura, professore, di tanta cultura. Buonasera, scusate, questo è un intermezzo così improvvisato, però ho bisogno anche di ringraziare l'amministrazione, il sindaco, tutta la giunta, i dirigenti, la dottoressa Esmeralda, Gabriele. Ho bisogno di ringraziare le associazioni, ho bisogno di ringraziare chi si è adoperato anche per un momento di convivialità. La pizzeria Pulcinella, che di là ci aspetta un pezzo di pizza perché siamo stanchi e magari abbiamo anche un po' di fame. E poi Marinelli, Vito Marinelli ha dato un grosso sponsor affinché questa rassegna vada avanti. Quindi ci credono le strutture commerciali di Patù. Di Meglio, i supermercati Di Meglio si sono adoperati personalmente affinché tutto sia pronto per il dopo. E non vorrei dimenticare nessun altro, alla pasticceria, la pasticceria, dimenticavo la cosa dolce della fine serata, una torta grossissima dove c'è scritto rassegna la luna dei Borboni. Auguri Luna, auguri a questo palazzo. E a tutti voi che ci credete. Buonasera.